Oggi ci immergeremo in un viaggio intraprendente attraverso i labirinti della mente, del corpo e dello spirito, esplorando gli aspetti più profondi e meno compresi di questa esperienza umana universale. Attraverso un'esposizione accurata e illuminante, sveleremo le sfide e le opportunità che il trauma ti presenta, insieme alle tecniche rivoluzionarie per la sua risoluzione e trasformazione. Preparati a essere trasportato oltre i confini della consapevolezza convenzionale, mentre scopriamo insieme la strada verso la guarigione autentica e duratura. E lascia pure un like di gradimento e un commento riflessivo alla fine, perché ogni video, ti ricordo, è una risposta. Potresti essere sorpreso nel sapere che tutti hanno un certo livello di trauma. Il trauma non è solo qualcosa che accade a pochi selezionati che affrontano eventi terribili o dolore nella loro vita. Il trauma è più pervasivo e indiscernibile di così, e quando si tratta di trauma, tutti soffriamo infinitamente a causa del modo in cui la società contemporanea cerca senza successo di guarirlo. Come uno dei principali esperti mondiali di trauma, il dottor Peter Levine afferma: «Il trauma è forse la causa più evitata, ignorata, sottovalutata, negata, fraintesa e non trattata della sofferenza umana. E come studioso della spiritualità, io vedo una chiara ragione spirituale per cui il trauma è così pervasivo e difficile da guarire in così tanti di noi. Ma dopo avermi ascoltato, avrai una comprensione chiara degli aspetti spirituali del trauma e di come puoi guarirlo efficacemente. Imparerai cosa sia veramente il trauma, l'errore principale che commettiamo nel cercare di guarirlo, e scopriremo come realizzare la guarigione in maniera più efficace e rapida. Il dottor Gabor Maté, uno dei principali esperti mondiali in materia di trauma e dipendenza, scrive quanto segue nel suo straordinario libro intitolato Il mito della normalità. Il trauma è una lesione interiore, una rottura duratura o uno sdoppiamento all'interno del sé dovuto a eventi difficili o dolorosi. Il trauma non è ciò che ti accade, ma ciò che accade dentro di te. Adoro questa definizione perché ci dimostra che il trauma non dipende solo dagli eventi esterni, ma è qualcosa di profondamente personale ed individuale. È per questo che un gruppo di persone può vivere lo stesso evento doloroso, ma solo alcune ne escono traumatizzate mentre le altre no. Ma voglio anche aggiungere qualcosa alla definizione, perché secondo me essa è incompleta. C'è che manca l'aspetto spirituale, e questo, secondo il mio umile punto di vista, fa tutta la differenza nel tentativo di comprendere e guarire il trauma. Il trauma è una lesione interiore, sia a livello mentale, sia a livello corporeo che spirituale. Cioè, non è solo una lesione del sé o dell'aspetto mentale, ma coinvolge anche il corpo e, allo stesso tempo, lo spirito. Ora, tornando all'errore principale che commettiamo quando cerchiamo di guarire il trauma. La società contemporanea vede solo il trauma da una prospettiva mentale, trascurando il corpo e lo spirito, altrettanto importanti. Il trauma non è solo presente nella tua mente o nel tuo senso di sé, chiamato ego. Il trauma vive nel tuo corpo e influisce anche sul tuo spirito. E qui mi riferisco allo spirito come alle parti di te che sono invisibili, come il tuo campo energetico o aura, come i tuoi principali centri energetici chiamati chakra, e come la tua anima, cioè quella parte di te che vive nel corpo ma che esiste oltre di esso. Il trauma causa ciò che è noto come frammentazione. E in psicologia questo è compreso come uno sdoppiamento mentale dalla realtà, o come una repressione degli eventi dolorosi nel profondo della tua mente subconscia, lontano dalla consapevolezza cosciente. Ma la frammentazione avviene anche a livello del corpo e dello spirito. Nel corpo, la frammentazione si manifesta come un blocco energetico in specifiche regioni del corpo, causando tensione e altri sintomi fisici. Grazie alle mie conoscenze di fisioterapia,
posso subito capire chi ha un trauma semplicemente guardando il modo in cui chi mi è di fronte sta in piedi o cammina. La postura di una persona spesso rivela il loro trauma molto facilmente. E come dice il dottor Bessel van der Kolk, eccezionale esperto di traumi, nel suo famoso libro omonimo Il corpo accusa il colpo. Questo avviene perché nello spirito la frammentazione si manifesta in due modi principali. Innanzitutto, in una diminuzione del flusso di energia nella tua aura e nei centri energetici conosciuti come chakra. Solo i medium e chi ha chiare capacità visive possono effettivamente vedere il trauma nel campo energetico di una persona semplicemente guardando il colore dei loro chakra e scoprire se quei colori sono luminosi e vibranti o stagnanti e opachi. Inoltre si manifesta in una diminuzione dell'energia dell'anima presente nel corpo. Questo perché al momento del trauma la tua anima spesso tira parte della sua energia dal tuo corpo come meccanismo di protezione e in questo modo non ti fa sentire il trauma così profondamente. Quando la tua anima tira fuori parte della sua energia, ti intorpidisce un po' e questo almeno ti permette di sopravvivere al trauma. Poi, però, questo diventa un problema più avanti perché inizierai a sentirti morto dentro nel momento in cui la tua anima non sarà completamente presente. Tenuto conto che il corpo e lo spirito non vengono affrontati adeguatamente nella società occidentale, le persone sono lasciate a gestire il trauma solo in due modi principali. In primo luogo, cercano di reprimerlo e cercano di dimenticare quanto è successo, oppure cercano la psicoterapia o, all'estremo, la psichiatria nel tentativo di affrontare gli aspetti mentali del trauma. E non ho niente contro queste discipline, perché possono effettivamente aiutare ad affrontare gli aspetti mentali del trauma. Ma questo non è sufficiente. Non puoi guarire completamente il trauma solo attraverso la mente. Ecco perché, sebbene così tante persone abbiano trascorso anni in psicoterapia, sembrano non riuscire a guarire completamente il loro trauma. Inevitabilmente, si sentono come se avessero raggiunto un muro nella terapia. Ed è solo quando iniziano a lavorare con il corpo e lo spirito che finalmente il trauma guarisce. Ora che comprendi più a fondo il trauma e i suoi aspetti spirituali, come possiamo guarirlo efficacemente? Eccoti tre potenti passaggi per aiutarti ad iniziare. Il primo passo è parlarne. Qui entra in gioco spesso la psicoterapia per aiutarti ad elaborare il tutto. Oppure, in alternativa, puoi sempre parlare con qualcuno di cui ti fidi di ciò che ti è successo. Gli insegnanti spirituali chiamano questo essere testimone. Questo avviene quando porti la storia del trauma alla superficie e la racconti a qualcun altro che la ascolta in modo non giudicante. Parlare del tuo trauma ti aiuta a guarire perché svolge un ruolo importante. Permette al trauma di emergere nella consapevolezza cosciente e apre l'energia alla circolazione. Ricorda sempre come il trauma tende a manifestarsi come blocchi energetici. Quando parli della tua verità, l'energia bloccata si libera e inizia a elaborarsi. Parlare del tuo trauma inizia il processo di guarigione. Se non hai soldi per vedere un terapeuta o non hai nessuno con cui confidare il tuo trauma, allora un altro modo è quello di scrivere a riguardo. Scrivere in un diario è anche una forma di espressione e permette al tuo diario di essere testimone di ciò che ti è successo. Il secondo passo è chiamato muoverlo. Qui entra in gioco il tuo splendido corpo. Il tuo trauma è bloccato nel tuo corpo, quindi c'è la necessità assoluta di muoverlo, specialmente dopo aver parlato del tuo trauma. Gli insegnanti spirituali chiamano questo lavoro d'incarnazione. Ed è qui che le persone si mettono nei guai se fanno solo psicoterapia o terapia verbale. Molte volte parlano e parlano, ma se non proseguono con il lavoro di incarnazione, l'energia si polarizza solo nella testa
e si rimane bloccati solo nel parlare per liberarsi della storia di quanto è capitato. Parlano e parlano fino a sentire che le loro teste stanno esplodendo. Questo succede perché l'energia circola nella testa, ma non si muove attraverso il corpo. Ecco allora come fare il lavoro di incarnazione in modo molto semplice. Metti, per esempio, della buona musica di tamburo sciamanico. Raccomando il bellissimo batterista Byron Metcalf. Poi siediti o sdraiati tranquillamente sul pavimento. Chiudi gli occhi e concentrati su respirare lentamente e profondamente per rilassare il tuo corpo. Una volta che il tuo corpo è rilassato, inizia a parlare ad esso usando questo mantra. Chiedo al mio corpo di aiutarmi a guarire. Ripeti questo mantra lentamente alcune volte e poi inizia a muovere il tuo corpo mentre sei ancora a terra. Ascolta i tamburi e lascia che il suono si sincronizzi con il tuo corpo mentre ti muovi sul pavimento. Alzati lentamente e inizia a ballare al ritmo dei tamburi. Non devi sapere ballare, basta muovere il corpo come vuole, lasciando che l'intelligenza innata del tuo corpo prenda il sopravvento. Puoi ballare per pochi minuti o un'ora, fino a quando riesci a lasciare che il tuo corpo prenda il controllo. Così puoi sperimentare liberazioni emotive, dolori nel tuo corpo mentre l'energia si muove, e persino flashback mentali del tuo trauma. Non preoccuparti di tutto questo, è un segno che l'energia si sta muovendo e sta elaborando. Grida se ti senti come se volessi farlo. Piangi se ti senti come se volessi farlo. Cerca solo di non bloccare ciò che il tuo corpo vuole fare. Il terzo passo è energizzarlo. Questo significa lavorare attraverso i blocchi energetici, la stagnazione e la frammentazione dell'anima che possono essere presenti con il trauma. Per qualsiasi squilibrio dei chakra o del campo energetico, mi piace usare guaritori energetici con capacità chiare visive per aiutarmi a individuare problemi dei chakra o dell'aura e muovere l'energia con me. Alcune delle mie modalità preferite in questa categoria sono le sessioni di agopuntura, il trattamento energetico, come quello che fa la conosciuta guaritrice Donna Eden, e le purificazioni sciamaniche per la frammentazione dell'anima. Adoro usare una cerimonia sciamanica speciale chiamata ritrovamento dell'anima e puoi farlo con uno sciamano o puoi farlo a casa tua semplicemente accendendo una candela e usando il fumo sacro per purificare lo spazio. Poi chiudi gli occhi e calma la tua mente concentrandoti sulla tua respirazione per un paio di minuti. Quando il tuo corpo e la tua mente si sentono rilassati, inizia a ripetere questa potente intenzione ad alta voce. Ricordo i frammenti della mia anima a me in tutte le direzioni del tempo. Ripeti questa intenzione più volte per un paio di minuti, mentre muovi le mani e visualizzi le parti della tua anima che tornano nel tuo corpo. Quando senti di aver finito, siediti tranquillamente e valuta come ti senti. Dopo potrai annotare le tue sensazioni e i tuoi sentimenti sul diario. Questi tre passaggi ti aiuteranno a guarire il trauma in modo efficace nella mente, nel corpo e nello spirito. E così siamo giunti alla fine di questo viaggio straordinario attraverso i meandri del trauma e della sua guarigione. Spero che le informazioni e le pratiche condivise oggi abbiano risvegliato nuove prospettive e ispirato profonde trasformazioni nella tua vita. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su futuri contenuti di valore e continuare questo viaggio insieme. Con l'augurio che tu possa trovare la pace, la gioia e la guarigione che meriti, ti saluto con profonda gratitudine e affetto. E persisti, senza soluzione di continuità, a brillare luminoso, anima straordinaria. A presto!